Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale di cucina, nuovi iscritti e bentornati per chi mi segue da sempre. Ci avviciniamo al periodo del carnevale, anche se è un po' particolare, quest'anno non sarà come gli altri, però almeno in cucina teniamoci salde le nostre tradizioni e quindi prepariamo insieme una ricetta facile, veloce, che faceva anche la mia nonna, ovvero i cenci di carnevale. In Toscana si chiamano cenci perché hanno la forma a straccetto, poi la vedremo insieme. Nelle altre regioni d'Italia prendono altri nomi consoni alla loro regione, per esempio in Emilia-Romagna le chiamano anche frappe, sfrappole e addirittura mettono anche lo struto come ingrediente. Ma vediamo gli ingredienti per i nostri cenci fritti. Allora, abbiamo bisogno di 250 g di farina zero, 60 g di fecola di patate che ci servirà, come sapete, per impastare poi quando è pronto l'impasto per stenderlo, 20 g di zucchero di canna, il nostro vin santo non può mancare, la nonna lo metteva sempre, 10 cl di vin santo, 8 g di lievito e poi metteva 20 g di burro fuso con 10 g di latte. Un uovo, la scorza dell'arancio bio. Ma passiamo al procedimento dei nostri cenci. Prendiamo la farina e la mettiamo in una boule. Dentro alla boule della farina metto l'uovo, lo zucchero, il vino santo e il composto di burro fuso con il latte. Amalgamo il tutto con una forchetta. Che profumino! La nonna ne faceva tantissime, quando c'erano le sue amiche che giocavano a carte a tombola, sembrava proprio veramente un circolino in quella casa. Li offriva a tutti in questo periodo. Ecco qua, questo bel composto è una sorta di cremina leggera, ci servirà da unire alla nostra farina. Vedete com'è bello? Allora, adesso mettiamo subito la scorza dell'arancio naturale. Mi raccomando, senza arrivare al bianco. Un tocco di aroma sempre naturale, dato dagli agrumi. Ci sta benissimo, eh? Ok, poi metto il lievito e incomincio a lavorare con il mio, ecco qua, col composto, unisco i due composti. Se si parte bene dall'inizio a creare un impasto, guardate che bellezza! Ha preso tutti gli ingredienti perché in un colpo solo, guardate che spettacolo, eppure tutto con le mani, eh? Questo composto dovrà riposare una mezz'oretta. Aggiungo la fecola che mi serve appunto, come dicevo, per l'impasto, così rimane più leggero. Ovviamente se ne fate tanti potete raddoppiare o triplicare la dose, eh? Io ho fatto una piccola dose per quattro persone, eh? Anche perché di questi sono leggeri e se ne mangia almeno tre o quattro a testa si mangiano. Ecco, vedete, l'impasto deve essere morbido ma allo stesso tempo elastico, come vedete. È dato dal vino, l'elasticità, dal latte. Allora, facciamo riposare questo impasto per una mezz'oretta. Potete farlo riposare anche, eccolo qua, è pronto, anche a temperatura ambiente. Poi ci vediamo per stendere l'impasto, a tra poco. Ecco qua, questo è il nostro impasto per i cenci che ha riposato. Ecco, prendo il panetto, a questo punto potete decidere se stenderlo col mattarello oppure io mi sono presa la mia. Vedete che bell'impasto. Mi sono presa, come vi dicevo, la mia stand di pasta all'uovo. Ecco,
ecco, inizio a mettere l'impasto. Guardate che bello, lo faccio passare un'altra volta. Come vi dicevo, utilizzate in questa fase, come in tutti gli impasti, anche nella pasta frolla, vi consiglio di utilizzare la fecola di patate in modo che non appesantisce troppo l'impasto. Come vedete l'ho messa a uno, se non ce l'avete potete fare come vi ho spiegato con mattarello. Io preferisco utilizzare questa perché voglio dargli una forma più omogenea a tutte i miei cenci. Qua. Allora, adesso comincio a ripassarla al grado successivo, cioè al 2, sempre più fine. Poi vado al 3, in modo che la losanga poi la taglierò per orizzontale. Vado al foro successivo. Vedete, nell'impasto si intravede la scorza dell'arancio. Facciamo un ultimo giro a 5. E poi ci siamo con lo spessore desiderato. Questo spessore è perfetto, è circa un millimetro. A questo punto ho le mie losanghe. Cosa faccio? Posso utilizzare una rotellina come questa e incomincio a fare i miei cenci, vedete? O anche quelle zigrinate come usavano una volta. Eccole qui. Quindi metto in un cartoncino con carta forno, perché non si attacca così, questo vassoio, metto i miei cenci che poi andremo a friggere. Quindi continuo a stendere l'impasto e a formare i miei cenci. Ci vediamo alla frittura. Ecco qua, le mie losanghe di cenci sono pronte. Vi spennello un po' per togliere la fecola in eccesso, altrimenti si brucia durante la frittura. E vi ricordo le regole base per la frittura. Quindi utilizzate preferibilmente un olio di arachidi, se è quello di semi che volete utilizzare, altrimenti l'olio d'oliva. Ricordatevi che l'olio d'arachidi è migliore perché avrà un punto di fumo maggiore, cioè vuol dire che mantiene più alto la temperatura, quindi non si brucia. L'olio d'oliva costa di più e inoltre rilascia il sapore nell'alimento che stiamo friggendo, quindi per quanto riguarda i cenci è meglio utilizzare l'olio d'arachidi. Poi pezzature piccole, più o meno tutte uguali, come vedete, come spessore. L'olio deve essere caldo a temperatura giusta, non dovete mai girare il fritto. Ma andiamo adesso in frittura. Possiamo fare la prova con un piccolo cencio per vedere se ha raggiunto il calore. Ci siamo quasi, vedete? Quando andrò a immergere l'alimento, se l'olio è pronto, darà una spinta verso l'alto all'alimento. Siamo quasi, rialzo un po' il mio fuoco, ecco, quindi inizio a mettere i cenci. Qua i cenci stanno friggendo, ci siamo quasi, eccoli, inizio a girarli. Come vedete il lievito ha fatto il suo, l'impasto è bello perché ha fatto le bolle classiche del cencio. Lasciamoli friggere altri 5 minuti e poi passiamo a scolarli. Vedete, intanto ho scolato questi, come sono belli, croccanti fuori e morbidi dentro. Dopo li andremo a zuccherare con zucchero a velo, abbondante. Tamponate sempre bene tutto con uno scotex, in modo che rimangano belli soffici e croccanti, asciutti. Ecco qua, abbiamo terminato la nostra frittura.
ci vediamo per zuccherare. Comincio a zuccherare i miei cenci. Mi raccomando, abbondate di zucchero, perché lo zucchero, come avete visto nell'impasto, è quasi inesistente. Devono essere zuccherati ora tiepidi, altrimenti non prendono lo zucchero necessario. Ecco qua, finalmente i nostri cenci, ricetta tradizionale per il carnevale, anche se un po' particolare, sono pronti. Questa era la mia ricetta di oggi, in chiave salutista, una ricetta tradizionale della mia nonna, rivisitata per voi. Se volete continuare a seguirmi, le mie ricette escono il martedì e il venerdì. E se vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su. Ciao!